Ok. Allora, intanto ci presentiamo, intanto che parte la presentazione, una premessa, anzi tre premesse. Una, abbiate pazienza perché venire dopo Diegoli che adesso è andato via, c'è venuta l'ansia, sappiatelo. Seconda cosa, sappiamo che avete fame, mezzogiorno, avrete lo stomaco che brontola, ma se aspettate un attimo, dopo giochiamo insieme ad una cosa simpaticissima. Tre, non vi daremo nessun consiglio perché in realtà abbiamo bisogno di un vostro consiglio. Quindi ci presentiamo. Ok, parto con me. Io sono Marilisa Di Stasio, non ho fatto in tempo a cambiare la foto perché in realtà dopo l'ha Turcato che ha detto che la foto deve essere simile alla persona. Voi non mi riconoscereste mai con questa foto. Comunque, io sono Marilisa Di Stasio, ho 35 anni, purtroppo sono una vecchiona, sono foggiana di nascita e vivo, vabbè, si fa per dire, rispetto a lei in realtà, perché lei è giovanissima. Sono foggiana di nascita, ma vivo a Rimini. Ho 10 anni di esperienza nel mondo degli eventi e della comunicazione e ho lavorato per anni per un'agenzia che si occupava di organizzare spettacoli teatrali, musicali ed eventi in generale. E che salutiamo perché dopo ci odierà. Ad ogni modo, ho avuto un sacco di contratti, sono passata dal Coccocò, Coccopro, Coccodè, tutti, contratto di apprendistato per 4 anni, dopodiché avrebbero dovuto farmi un contratto di a tempo indeterminato, mi hanno detto no, apri la partita IVA. Panico, perché in realtà provengo da una famiglia di dipendenti statali, ho fatto anche tutto, visto l'albero genealogico, nessun imprenditore. Impossibile, c'è l'unica, io, partita IVA, non sapevo cos'era scaricare, non sapevo cos'era una fattura, non sapevo nulla, apro la partita IVA totalmente ignara, quindi ringrazio tutti quelli che ci hanno detto oggi, in questi giorni, come si fa, si tiene un budget e come si tengono i conti, perché ho imparato tantissimo, io sono totalmente incapace. Apro la partita IVA e inizio a lavorare in realtà con un monocommittente, che era il mio ex datore di lavoro. E ci ho lavorato per 3 anni, dopo succede qualcosa nel momento in cui incontro questa ragazza che si chiama Carlotta Dante. Allora, io sono Carlotta, ho 2 microfoni, quindi ecco appunto, ho 26 anni, sono milanese, da più di un anno vivo a Cervia, come titolo sarei giornalista, ma in realtà nella vita faccio tutt'altro per vivere. E sono freelance per scelta, nel senso che nel momento in cui io mi sono laureata, ho fatto l'esame di Stato, questo era quello che il mercato del lavoro aveva per me, quindi provare a fare qualcosa da sola. E non è stato facile, motivo per cui, questa sembra una dichiarazione d'amore comunque, diciamo, dici da lacrimoni, motivo per cui collaborando con la stessa agenzia alla fine ci siamo incontrate, abbiamo deciso che la nostra strada poteva essere simile, ci eravamo stufate di lavorare da sole perché ho sofferto tanto di solitudine, adesso mi commuovo. E quindi niente, insomma, lo so, è un problema, ho detto che lo odio. E quindi questo percorso che stiamo facendo si chiama Le Asociali, che è nato, qua vi abbiamo fatto un piccolo, dal fatto che ci siamo conosciute sostanzialmente nella stessa agenzia, a un certo punto il budget non c'era più e quindi come i cervelli in fuga siamo andate via. E abbiamo deciso di metterci insieme e fare questa cosa che si chiama Le Asociali. Le Asociali siamo sostanzialmente noi due più un'altra ragazza, Simona, che è videomaker, e entrambe, tutte e tre abbiamo la passione degli eventi. Aiutami. Okay. No, prima dico una cosa, che in realtà quello che ci accomuna è una cosa che è stata detta negli scorsi giorni, cioè noi non siamo simili, siamo complementari. Cioè io sono il disordine in persona, lei è la persona super ordinata, quella che tiene i conti, quella che sa gestire bene la situazione, io sono quella un po' più pazzerella, come dice Carlotta. In realtà Le Asociali nasce appunto dall'incontro di queste tre persone che amano scrivere, amano parlare, amano i social network soprattutto e amano gli eventi. Nasce da un bisogno che avevamo noi, che era quello di sentire, di vedere
sentir parlare degli eventi in maniera personale. Cioè, quello che noi vediamo nei vari blog, soprattutto nella regione dell'Emilia-Romagna, si tratta di blog che parlano di eventi semplicemente condividendo dei comunicati stampa. Non c'è mai un'opinione personale, quindi non si dice vado a vedere questo evento perché e si dà un'opinione personale, ma semplicemente si fa una condivisione di vari comunicati stampa. Noi avevamo l'esigenza di poter parlare di quello che ci piace e l'abbiamo fatto e lo facciamo da pochissimo, devo dire la verità, perché siamo attive da meno di un mese, con le asociali. Quindi in realtà noi facciamo social media team, ma allo stato attuale lo facciamo in maniera gratuita, esclusivamente per passione. Chiaramente ci aspettiamo di arrivare a poterlo fare di lavoro, quindi che ci chiamino a seguire cose, eventi, che forse ci paghino anche, speriamo. Esatto. Quindi questo è le asociali. E apriremo un blog a breve, adesso abbiamo solo una pagina solo. Abbiamo una pagina Facebook, Twitter e Instagram, a breve ci sarà il blog. E abbiamo un secondo progetto che in realtà abbiamo creato apposta per il freelance camp e si chiama Freelance Liberi Di. In realtà questo progetto nasce da un post che avevo scritto tempo fa su Facebook, dove dicevo che il freelance, in realtà avevo capito cosa voleva dire freelance e che era freelance liberi di non avere le ferie, perché continuavo a lavorare, a lavorare e non avere neanche un secondo da dedicare alle mie ferie. E questo post ha avuto un sacco di successo e per questo motivo abbiamo deciso di aprire una pagina Facebook per raccontare cosa vuol dire per noi e per voi essere freelance, cioè qual è la vostra e la nostra idea di freelance. E abbiamo aperto una pagina Facebook per questo che vi faremo vedere, spero. Ok, se non c'è la connessione. La pagina ovviamente l'abbiamo, siccome l'idea è nata più di 2 mesi fa, però sapevamo che c'era il freelance camp e quindi abbiamo pensato di non pubblicarla, di prepararla e di andare online se la rete del Boca Barranca ci assiste dopo il nostro incontro, in modo che se voi siete curiosi potete anche andarla a vedere. Cosa stai facendo? Sto facendo... Freelance, si chiama Freelance Liberi Di. Sostanzialmente ci saranno dei manifesti, noi inviteremo le persone a scriverci qualcosa relativo al freelance, per esempio freelance libero di avere il frigo vuoto, freelance libero di non ammalarsi mai, freelance libero di non avere le ferie. Ma no, è un po' uno sfogatoio, insomma, cioè dove tutti diciamo, magari, ma magari ci sono anche cose positive. Ieri notte l'abbiamo passata a tagliare queste bellissime formine da darvi. Questo per noi freelance sono dei supereroi. Quindi adesso vi distribuiremo e vi chiederemo se volete di postare un vostro selfie, una foto con il vostro supereroe in una situazione che rappresenta il vostro essere freelance. E poi lo posteremo sulla pagina. Basta. Questo, basta.